non credo allo specchietto retrovisor. Sta accompagnando il travel companions, mi brillano le frecce dall'emozione. Non mi perdi di travel companions. Sì. Sì, Margherita, certo. Ma non c'è problema, adesso... Ora veniamo, sì. Quello che vuoi, Margherita. A disposizione. Sì, bella, ma è solo un piacere per noi averti in macchina. Ok, arriviamo. Ciao. Non scendere, non scendere prima che arriviamo, perché sennò prendi freddo. Quando arriviamo faccio uno squillo e tu scendi. Fai con comodo. Ciao. Ciao. A tra poco, ciao ciao. La Margherita? L'ho capito, Margherita. La andiamo a prendere perché è rimasta senza macchina, che si è rotta la macchina, non parte. Poverina, non sa come venire al lavoro, quella poi sai come è nuova, non conosce neanche tanto le strade. Ci fermiamo, compriamo una copertina, perché magari prende freddo, sai, l'accompagna in macchina con la coperta. Dai. No, dai tu, Ferdinando, cioè, è una ragazza. È una ragazza, però Ferdinando, tu sei veramente svenevole con questa ragazza. Soprattutto con Margherita, no? Cioè, perché, ma perché dobbiamo sembrare Zerbini con Margherita? Ma che Zerbini? Si tratta di una ragazza carina, nuova, e uno cerca di essere gentile, l'aiuta quanto possibile. Ma boh, ma tu sei esagerato, Ferdinando, dai, questo atteggiamento sempre così... gocciolante, direi, proprio gocciolante. Gocciolante? Sì, sì, proprio, sì, veniamo, sì, non prendere freddo, ti porto la copertina. Ma che c'entra? È per essere gentile. Ma è troppo. È galanteria. Ma è troppo che se sdolcinamento, sdolcinature, se... esageri. Sì, tu dici che c'è questo atteggiamento mio proprio... Lei lo potrebbe fraintendere, per esempio. A parte potrebbe fraintenderlo, ma comunque un po' di equità, insomma, come ti comporti con gli altri, con gli uomini, comporti pure con le donne, e quindi comporti di conseguenza anche con Margherita. Ma forse ha ragione. Margherita, noi siamo qui sotto, scendi. 10 minuti. No, Margherita, o scendi mo o ce ne andiamo, perché... ma 10 minuti in tangenziale possono diventare pure 3/4 d'ora. Sì, non ti funziona la macchina, ma comunque non sei pronta. Non è che lo sapevi già che non funzionava la macchina. Margherita, qua dobbiamo andare a lavorare, cioè, non è che siamo qua a fare i zerbini gocciolanti. Che significa? No, Margherita, ti prendi il treno. Ci stanno i treni, i pullman. No, o subito, scendi subito. E allora ciao, ci vediamo in ufficio, ciao. Un po' esagerato, dai, mo fai 1,90. Mo esagerato, mo. Tu mi hai detto di essere... Ma l'ho detto bruciala, cioè sì, un po' più duro, ma non esagerare. Magari io avrei detto, vabbè, Margherita. Ok. E qua ha detto 10 minuti. Vabbè, avremmo aspettato 10 minuti, insomma, che ne so, poi fa freddo, poverino, insomma. E allora vogliamo tornare indietro. Torniamo indietro? Chiama la tua mamma. Margherita, fai presto. Che ne so, ma mi hai fatto mettere in tasto fatto. Ma me la vedo io. Ciao Margherita! Come stai? Sono Luca, sì, ti sto chiamando col telefono di Ferdinando, scusalo, ma è un po' nervoso, sì. Senti, vabbè, tu riesci a scendere entro mezz'ora? Mezz'ora? Ah, 20 minuti ce la fai. Vabbè, allora siamo sotto da te, sì, quando vuoi scendi con calma, se non saranno 20 minuti, aspettiamo, tanto ormai è tardi. Va bene. Non ti preoccupare, ci parlo io con Ferdinando. Va bene. Ciao, 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 ciao. Andiamo via, Margherita. Ma che mo' goccioli pure tu? Gocciolante, zerbino. Fa solo la figura da fuori. Li ho visti, sì, chiedevano per andare, dove andare, per dove dobbiamo andare. Gli dico...
balcone. Non credo allo specchietto retrovisor, sta accompagnando.